che lì non lo vedo, no che non lo vedo. Non lo fa, non lo fa. Opera che tu hai depositato in SIAE, un'opera per pianoforte, il 26 novembre del 1946, avevi 18 anni, e si chiama Le Rimembranze, opera per pianoforte. E i vari mondi che ha percorso. Questo concerto non me l'aspettavo qualche tempo fa, poi l'ho saputo qualche giorno fa. Beh, veramente molto grazie, perché io sono affezionato all'Accademia di Santa Cecilia, veramente, veramente. E sono anche commosso. Se continuo mi metto pure a piangere per questa bellezza che mi ricorda Michele. Anche se ho l'esperienza che quando l'autore muore non si segue più. Perché, per esempio, a Santa Cecilia, Petrassi, che è il mio grande maestro, non si segue mai, pochissimo, pochissimo. Quindi figurate se il suo allievo, Morricone, sarà seguito quando sarà morto. All'inizio io ero vergognoso far sapere che io scrivo per il cinema. Specialmente nella casa di Petrassi. Io ho tenuto nascosto sempre. Lui l'ha saputo più tardi. Tanto è vero che lui disse all'esame di diploma, quando l'ho accompagnato a casa, con un risultato eccellente, mi disse non prendere impegni per altri 2 anni, perché c'è una... voglio che tu insegni in un conservatorio. Quando ha saputo che io scrivo per il cinema, questa cosa è andata per aria, e allora non si è verificata.